oggi saranno le trading cards a decidere la mia squadra. Apriremo 11 pacchetti della nuova collezione Tops Match Attacks con la licenza ufficiale di UEFA Euro 2024, ma possiamo scegliere una sola carta per ogni pacchetto. E carta rara vuol dire versione speciale. Se invece prendiamo una carta comune, prendiamo il giocatore base nel gioco. Creiamo la nostra squadra a tema Euro 2024 e se perdo scarto tutti. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Xoxa. Siete pronti a spacchettare? I pacchetti li prendiamo dal box. Vi ricordo che la collezione Top Match Attacks la trovate in edicola, nei supermercati e su tops.com. Siete pronti ragazzi? Primo pacchetto ASMR. SSL Kitsch Tomori, buono però. Queste sono le versioni normali, quindi se dovessimo scegliere adesso Tomori, prenderemo la versione base nel gioco. Ok, figaglio. Oilund Golden Scorer, bello. Raga, guardate quanto sono belle queste carte, Ma noi puntiamo alle rare e alle super rare. E vi ricordo che queste carte sono collezionabili, ma anche giocabili. Se prendete lo starter pack trovate anche la plancia per giocare e tutte le regole. È particolare, Capitano Anciu, facciamo de no. Fermi. Xavi Simon, bellissimo questo ragazzi, questa è clamorosa. Lui potrebbe far caso nostro, ma Doku, Pulkluk e Bairami. Sai che io quasi mi prenderei Tomori. Schifo, non me fa. Io non so se lui andrà agli europei, perché non so, non lo convocano, ma io Tomori ce lo metto. Non era all'inizio che volevo, però. Io sto aprendo i pacchetti normali, ma se voi prendete questi qui, ci sono dei giocatori rari garantiti. In questo ci sono i raw talent, qui ci sono i super strikers. Io per oggi mi sento fortunato, voglio che il caso mi sorprenda. Secondo pacchetto, non mi interessa. Oh, Griezmann goal scorer. Già ci abbiamo un candidato, però vediamo. Blind lo lasciamo là, sinceramente. Patterson, che c'ha una carta bellissima, ma che non può né attaccare né difendere. Come potete vedere, vabbè, Patterson, è bella carta. Oddio, Cristiano. Eh no, e mo chi scelgo? Ne possiamo scegliere solo uno a pacchetto. Olè. Non è doppione? No. Questa è una versione più forte di quest'altra che avevamo trovato in un altro video. Questa è la Golden Scorer, che è molto bella. Questa è clamorosa, ragazzi. Devo dire, ci potete giocare, però sono veramente belle. È un buon inizio per iniziare a collezionare. Allora, Griezmann, Ronaldo e vabbè. Basta, qua c'è poco da scegliere. Allora, Griezmann è molto forte, però abbiamo trovato Ronaldo. È un video per tutte le tasche. Allora, il Todi lo lasciamo là. Però è uscita un altro if. Questo l'avevamo già provato. Se provassimo l'if, questo qua. Ah, proviamo questo, raga, che sta bello arrabbiato, dai. Prendiamo sto Ronaldo. Ah, preso. Il Mamba. Benvenuto, Cristiano, benvenuto. Voi avreste preso Griezmann o Ronaldo? Scrivetemelo sotto nei commenti. Io questo me lo pesco dal centro, senza guardare. Terzo. Adesso ragazzi, un bel centrocampista, qualcosa di buono, Non mi interessa. Lobotka Hiro. Ah, Sancho ce l'abbiamo già. Piano. Un altro ultimate. No, portoghese di nuovo. Pepe. Ho detto no, tu Ronaldi, mi pare troppo. Pepe ultimate, che però ha un colore differente. Quella di Ronaldo era più violaceo. Oh, aspetta, eccolo quello violetto. Oh, Virgilio. Sì. Pepe era bello, ma Virgilio ultimate anche lui. E che fai, te ne privi? C'è qualcosa sotto? No, niente che ci interessa. I will take it. Però io voglio quelle super rare. Ci usciranno entro 11 pacchi almeno una firmata? Allora ragazzi, vediamo un po'. Vandi, Django, Gulungu. Vabbè, il Todi. Raga, ma il Todi costa 8 milioni e mezzo. Van Dijk 90. Let's go. Ovviamente se dovessimo perdere acquistiamo quelli più costosi, non so come, e scartiamo tutto. Allora, difesa devo dire che l'abbiamo sistemata. Adesso però un po' al centrocampo, perché è su, no? È su. Allora facciamo così. Altro pacchetto. Ogni 5 ci abbiamo questi qui, che contiene però dentro 28 carte. Altrimenti c'è anche quello più grande, come in questo caso, che ne ha 44, di cui 4 esclusive. Più carte sono, più possibilità che esca qualcosa di bello, ciccione. Cioè, ma noi ne dobbiamo scegliere uno solo. E poi là diventa difficile, Vabbè, l'ultimo sì. Però devo dire che ci sta andando bene, Non ci interessa. Mitrovic. Oh, raga, sto beccando tutta la Romania, Iro rumeno. Capitano. Luchetta Modric. Questo già è un potenziale, Oh. No, guard. Finisce qua. E qua, ragazzi, solo Modric. Modric capitano?
Non me ne privo. Beh, c'abbiamo questo di Modric, ragazzi. Ce ne sono... Vabbè, c'è quello della Champions. Buttalo dentro. Bello, 93. Goloso. Questo qui è quello dei Raw Talent. Se siete collezionisti potete trovare tantissime carte rare, tipo le Relic Hunter, le Golden Treasure. Ci sono quelle firmate dai calciatori che speriamo di trovare. Poi c'è la carta celebrativa di Cristiano Ronaldo. La sì. Ormai l'abbiamo preso, e vabbè. Apro il cofanetto delle meraviglie. Ci dovrebbero essere 28 carte. Guardate quanto è grosso. Vado, eh. Uno solo può uscire da questo pacchetto. Vabbè, guarda qua. È un mazzetto. Non mi interessa. Non mi interessa. Facciamo che ci guardiamo direttamente quelli golosi, ok? In caso, vediamo. Golden Scorer. Ma potrebbe dirci ancora meglio. Un'altra gemma. Suslov. Non so chi sia. Ultimate. Oh, KDB. KDB. Non è la più rara, ovviamente. Però centrocampo KDB. Era lui o Lukaku? Per il momento KDB. Oh, oh, oh. Cristiano! Black Edge Edition! Guardate, con le statistiche di Cristiano Ronaldo. È tutta nera, super elegante. Credo che sia piuttosto rara, eh. Poi di nuovo Marin. Akanji, però ormai l'abbiamo preso. Pedri! Vi ricordo che all'evento di Tops mi hanno regalato un Pedri Golden Treasure. Quindi ho la versione più rara possibile di Pedri. Però lo prendiamo in considerazione perché al centrocampo ci serve. Bonucci! Centurione, ma me lo eviterei. Benji Sesko! Bello Benjamino! Capitano Alaba! Ma state vedendo quanto sono belle queste carte, sì. Allora, qua ragazzi, avendo già preso Cristiano Ronaldo, la scelta è o Lukaku o KDB. Io andrei su KDB. Però avete visto in questi bin quanto è più semplice trovare carte rare. E non avete visto tutte queste che ho aperto ma sono comuni. Nella collezione ci sono tutte le squadre di Euro 2024. E nel bin c'era anche quest'altro pacchetto dove ci sono però quelle carte che sono garantite. Vediamo che abbiamo trovato noi, che però non prendiamo, eh. Un Doku clamoroso, Colomani e Kerks. E dunque, KDB. Allora, c'è il Toddy, ovviamente, però costerà troppo. E questo De Bruyne, bello. Mazza, io sono più vecchio di De Bruyne. Ma ragazzi, non cambia moltissimo, devo dire, eh. Provo lui che mi sembra più esotico. Andiamola a cercare, costa 1.100.000. Ok, guarda che centrocampo. Questa carta è bellissima, che mi vuoi dire? Ragazzi, stiamo facendo una squadra top. Alto giro, alta corsa, pacchetto normale. Forza, dai, però dobbiamo trovare le cose golose qui dentro, cioè. È qua che si vede la differenza tra gli uomini e i ragazzini. Sono sicuro qua è forte. E dobbiamo trovare adesso pure posizioni che ci interessano, eh. Ok, Limer. No, no. Harry Kane. Attenzione. Oh, vabbè, basta Ronaldo, basta. Ma che è? Pacoming di Cristiano Ronaldo. Ce l'abbiamo già. Ma sotto centurione svizzero. Boom, shakalakala. E Italia. Dai portiere. Donnarumma, 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 Donnarumma. Uno, due, ha! Ciro, no. Ciro, no. E Scott McTominay. Mo che cacchio prendiamo, ragazzi? Potremmo prendere Harry Kane e stiamo a posto. Perché gli altri sono tutti normali. Vabbè, che te posso dire? Bello quello Harry Kane. No, io voglio trovare le carte speciali, scusate. Allora, ragazzi, faccio un strappo alla regola. Verde come la speranza. Ah, qua bisogna pure cominciare a considerare i normali, eh. Gavi, dai, stanno a sci, eh. Stanno a sci, eh. Un bastoni capovolto ci introduce a Guardiola. Non mi serve. Ah, terzino sinistro, sì, sì, sì. Oh, oh. Gigi! E allora qua, ragazzi, potenziale. Però adesso ci stanno tantissime. Dopo Gigi arriva. Allora, Simon non l'abbiamo preso prima. Oh, un altro ultimate. Harry Kane, ma l'abbiamo già preso. Piano, 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 piano. Olanda. Capitano Van Dijk. L'altra era molto più forte. Ci sono diverse versioni. Patrick Schick lo lasciamo lì. Golden Scorer, attenzione. Serbo. Dujan. Ma l'attaccante ce l'abbiamo già. Attenzione, attenzione, un altro capitano. Ungherese. Sobo. Soboslai. Un altro golden scorer austriaco. Arnautovic. Oi! Vediamo se ci fa cambiare idea o la decisione è presa. Chouameni. No, vabbè, il centrocampo ce l'abbiamo. Però questa era una bella pescata. Ancora Van Dijk. No. E poi Christensen. Ragazzi, Gigio. Gigio. Mettiamo la versione 88. Tanto siete parapara. Se no, ciao. Ultime 4. Per renderla più difficile ci abbiamo i pacchetti normali, ok? Anzi, solo l'ultimo. Esageriamo. 3 pacchetti normali, velocissimi. Dusan. Oh, Maignan però normale. Ma non ci facciamo niente. Ah, Pedri. Pedriro ce l'abbiamo già. Ah, centurione ce l'abbiamo già. E se prendessimo Pedri? Mazza che scandalo Pedri, raga. Fa proprio schifo. Kuchka, Under, Vlaovic. No, prendiamo Pedri, raga. Prendiamo Pedri e ci mettiamo a 3 a centrocampo, dai. Cioè, questo non ce lo rivenderemo mai. Allora, se troviamo un altro difensore centrale, facciamo la difesa a 3. Non mettiamo limiti alla provvidenza. Pacchetto normale, ma con una garantita. Te prego, non mi dica Shaqiri Limited Edition. Shaqiri no. Euromaster. E mi sa che è proprio Shaqiri, raga. Poi Milenkovic. Oh, basta, Van Dijk, raga. Solo Van Dijk capitano. Patrick Schick, Hero. Già trovati.
Rispondi! Lucas Podolski, firmata! Come si traduce? Cioè, non c'è nel gioco, sì. Che bella! Vamo tra da Acerbi. Oddio, questo sembrava Messi. Da lontano non vi sembrava Messi? Ragazzi, io qua mi prenderei Podolski, ma non c'è nel gioco. Facciamo che è un bonus tedesco? Ah no, c'è! C'è Lucas Podolski! Vabbè, lo prendo, dai, scusate, è troppo curiosa la cosa. 99 di tiro! Ma che... No, era una SBC. Ragazzi, mi devo prendere Shaqiri. Pure lui c'aveva la carta rara, però. E in ultimo pacchetto, pensiamo bene a quello che vogliamo fare, eh. Pickford, mamma mia. Oh, Guardiol, altro Iro, portiere, ce l'abbiamo già. Oh, Oliver Kahn. Oh, olè, niente. Poi, un'altra firmata, Alan Shearer Legend. Non me lo prendo mai perché è un scandalo. Però bella, rara. Aspetta, no, ci potrebbe essere Alan Shearer da un'altra posizione? In attacco non ci serve. Sì, mi pare di sì, ragazzi. COC e DES. Alan Shearer, mettilo lì, esterno sinistro me lo metto questo, ragazzi. E il prossimo deve essere un difensore centrale. Bello possente, mettilo lì, Alan Shearer. E allora c'ha solo Pedri, ma qua, ragazzi, si passa a un modulo con la difesa a 3. Poi in game ci pensiamo. Ragazzi, ma che squadra è? Ultimo pacchetto. E come promesso, Classic Celebration. Possiamo trovare anche le relic, sono 44 carte. Ne possiamo prendere una sola, però almeno così ce le guardiamo tutte. Ovviamente andiamo veloci e prendiamo solo quelle. Cioè, guardate quanto è grosso. Questo è quello di prima. Cerchiamo un difensore centrale. Però cerchiamo pure la gloria. Senti che odore. Sta scendendo, che è? Kovacic. Una carta shield, che è? Kovacic. Non è il nostro uomo, però bella. Golden scorer. Memphis. Ultimate della Francia. Oh! Ah, Griezmann. Vabbè, vabbè. Difensore, difensore. Gemma. Boh. Comunque è un attaccante, non mi interessa. Ancora Gemma. Del Portogallo. Antonio Silva, un difensore. Antonietto Silva. Vabbè, vabbè, vabbè. Difensore mi sta bene. Giovane promessa. Ok, England. È un ultimate. Oh, nera, è nera. Oh, Kane, Black Edition. Come quella di Cristiano Ronaldo che abbiamo trovato prima. Però l'abbiamo già preso. Kane e due Kane. Un Kane che nascondeva Kane, vabbè. Centurione. Ah, Courtois. Ci abbiamo Ciccio. Ah, Oilund, dai. Datemi un difensore. Sancho. Uno forte, vi prego. Guardiola. In caso ce l'abbiamo. Oliver Kahn, doppione. Shaka, non mi interessa. Mi sa che abbiamo dato, raga. Alaba, buono. Il bro, Armando. No, aspetta, questo è un altro. De Ligt. Non so se è rara, ragazzi. Mezza shiny, vedi? Shiny De Ligt. Beh, è stata una bella pescata, ragazzi. De Ligt, Guardiol o Alaba. Ci prendiamo Guardiol. Ragazzi, alla fine questa è la nostra formazione. Devo dire che ci è andata benissimo. Ma io vi ricordo che la nuova collezione Tops Match Attacks in edizione UEFA Euro 2024 la trovate su tops.com, in edicola e nei supermercati. Vi lascio anche un link in descrizione per altre informazioni. Provate anche voi a trovare delle carte rarissime come abbiamo fatto noi. Alla fine questa è la nostra formazione che abbiamo schierato così. Adesso dobbiamo giocare. E se volete cominciare a giocare anche voi, vi consiglio lo starter pack e all'interno troverete tutto per iniziare a giocare, ma soprattutto a collezionare. E preparatevi perché per Euro 2024 stiamo preparando delle sorprese, che arriveranno a breve. Mi sbilancio, non la possiamo perdere. Sì, Acerbi Kim. Però Cantona Olanda, questa non si può perdere. Non si può veramente perdere. Vai, giochiamo così, così come siamo schierati. Però siamo lenti. Alan Shearer, mamma mia, Alan Shearer. Subito a disturbare il sonno dei Gimmick. Raga, posso dire che forse è un po' troppo facile. Posso dire che è un po' troppo facile. Shaqiri. Ma gli ha fatto un passaggio. Shaqiri. Vabbè, è giusto. Questa non conta, dai, next. No, non quitta, attenzione. Pedri ancora, grosso break. La prende. Ah no, punizione. Posso fare una cosa? Quitto io. Ovviamente non vale. Però ragazzi, c'ha la squadra veramente troppo scarsa, dai. Non scarti. Non scarto, no. È l'ultima di Shaqiri. Gioco in casa, attenzione. Lloris. Finalmente. La squadra pure esotica, oh. Prince, non so chi sia. Ma noi ragazzi, ci abbiamo uno squadrone. Ci abbiamo uno squadrone che schiererò così, senza... Bene, bravo, bravo Harry Kane. Non sta a giocare con te, Però aspetta, ragazzi, sta mandando allora. Che succede? Che succede? Oh! Che succede? Adesso noi qua abbiamo un problema. Va bene. Non è importante come si inizia, ma come si conclude. Ronaldo con la 8, mamma mia. Mi dà fastidio proprio agli occhi. Alan Shearer, scende. Alan Shearer. Bravo Alan! Lasciala là, quella. Pennella verso Cristiano!
Cristiano dice: e stai a chi? Calma, calma. CR8 su assist di Shearer. Dobbiamo mettere la chiesa al centro del villaggio. Attenzione, Lloris vuole far pazzo. Bravo Lloris, bravo Lloris. Facciamo i pazzi, facciamo i pazzi. Il bicio, il bicio sta lì pronto a colpire. 6 minuti, 2 gol. Tomori che la calcia, no. Shaqiri dai, con 99 di qualcosa che non ho letto. Vai Shaqiri, pennella là. La pennella Shaqiri per Cristiano. Ancora. Ok, Kevin. Kevin De Bruyne. E ha 10 minuti di assedio. La batte Alan. Centro dell'area, vuole qualcuno. Verso Harry Kane. Ma niente, non possiamo far gol. Di testa così non va. Oh raga, riusciamo a segnare o è peccato mortale? Non capisco. Alan Shearer, la pennella. E questa è buona, eh. Pensa a quello che so, 15 minuti ho fatto 7-8 tiri almeno. Expected goal della Lazio praticamente. No, ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto. No, ho sbagliato tutto. Ma dai, ma com'è possibile sta roba? Vai Gigio, vai Gigio. Incredibilmente, impotentemente Gigio Donnarumma. Però raga, stiamo solo 2-1, eh. Non devo svaggarmela, perché è lo sculo, signore. Alan Shearer, Cristiano. Forse è fuori gioco, non lo sappiamo. Cristiano, lo manda al baretto. Cristiano, sì, vabbè. Ma verissima sprint. Ma che cacchio ha fatto? Vabbè, vabbè, dai, oh. Può perderlo un rimpallo oppure no? Cioè, non lo so. Sola, 2-2, let's go. Sì, oh, e fammi giocare. Vabbè, Zola che me la prende di testa, Guardiola. Oh. Sì, vabbè, dai. Oh, vabbè, il 44esimo. Cioè, incredibile. Ma che gioco sto giocando? Ah, fa pure lo stupido. Allora, se non devo scartare tutti contro sto scandalo, eh. Rigore, dai. Giusto. Rosso, signora. Ma come giallo? Alan Shearer si prende la responsabilità. Una grossa responsabilità. Alà! L'uomo più sottovalutato. La carta firmata. Il più raro. Capirà, raga, questo mo me fa scontare che l'ho quittata quella di prima. Se solo se riuscisse a segnare, ragazzi. Se solo fosse possibile fare un gol. Non è possibile, non è possibile. Oh, non è possibile. Ancora, Shaqiri, la pennella. Ancora, Kane. Non è possibile. Ma che è sta scamorza? Tanto ve lo ricordate Shaqiri all'Inter? Secondo me non se lo ricorda manco lui che ci ha giocato. L'ho visto, l'ho visto. Oh! Segna Shaqiri, segna! Te l'ho detto che prima o poi avresti segnato. KDB. In vola KDB. Se Ronaldo se leva ci fa un favore, grazie Ronny. Oh, 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 oh. Spam di cuori in chat. Alan Shearer, che giocatore clamoroso, ragazzi, che giocatore clamoroso. Alan Shearer, il vento del nord. Alan! Oh, namo. Umde! No! Vabbè, no. Non devo vincere, raga, non devo vincere. Ce l'ha risputata fuori. Questa la devi andare a prendere. Questa la devi proprio andare a prendere. Buttaci il guancio. Dice con un accento inglese. Hurricane. Ronaldo ne fa fuori due. Con la stessa finta. Questa è fuori gioco. Mannaggia me stesso medesimo. No. Oh. Era un po' persa. Non sapevo che fare. E alla fine l'umiliazione arriva. Si è reso. Ah, buffone. Vabbè, meglio per noi, ragazzi. Non quitteremo, però. Che finaccia, fratello. Gioco. Come no? Come no? Come no? Come fa a non essere fuori gioco? Ragazzi, guarda, eh. Guardate adesso, eh. Vedete che succede adesso, eh. Ovviamente gliel'ho fatti fare, no? Perché sennò... La potete tenere. Io sono un uomo d'onore. Niente. Non si può fare gol in questo gioco. Gli ho fatto 76 tiri. E ha parati tutti. Ma non è stato abbastanza. Non si scarta neanche questa volta. Vi ricordo collezione Tops Match Attacks. Trovate tutto in descrizione. Alla prossima.